E ben ritornati ragazzi in un nuovo video del Buddy, sempre qui sulla Big Vanilla, ma oggi siamo in guerra. Ieri Steph e Fere hanno fatto partire la... come si può dire? La guerra tra gli youtuber, giustamente. Come si può capire ce l'hanno fatta contro Bella Faccia in realtà, ma noi siamo con Bella Faccia. E quindi niente, ci dovremmo mettere e schierare dalla sua parte ragazzi. A meno che magari non mi metterò a tradire Bella Faccia. Però vabbè, questa è un'altra storia, poi la vedremo in un altro video ragazzi ovviamente. Ma oggi cosa andiamo a fare? Allora, visto che questo mondo pullula di basi segrete, noi... L'avete sentito anche voi questo tuono? L'avete sentito anche voi, ragazzi? Penso ci siano dei cavalli scheletro da qualche parte. Oh mio Dio. No, ragazzi, l'avete sentito anche voi questo tuono, spero. Vabbè. Finiamo di fare questo video perché mi sto già spaventando. Ormai questa qui è diventata la creepy vanilla, non più la big vanilla. Comunque, stavo dicendo, visto che questo mondo pullula di basi segrete, io oggi andrò a portarmi avanti e andrò a confiscare un po' di basi segrete nel nome di Bella Faccia. Quindi, adesso andrò a preparare un po' di stendardi con la faccia di Bella Faccia e andrò a rubare la base segreta a uno youtuber. Ho già visto una base segreta nell'end, perché alla fine dopo vi faccio vedere perché l'ho scoperta ed è stato anche molto molto facile, ma andiamo a fare gli stendardi di Bella Faccia, ce li prendiamo subito nell'inventario e andiamo nell'end. Ok, non è stato, cioè nel senso ne abbiamo tre di stendardi, però sono troppo bellini ragazzi, guardate gli stendardi di Bella Faccia, che belli che sono, mio Dio. No, sotto l'acqua magari non sono così belli. Allora ragazzi, ora cosa ci rimane da fare? Vabbè, dobbiamo sicuramente andare nell'end, trovare la base segreta che vogliamo rubare, che ovviamente io già l'ho vista perché io non so chi l'abbia costruita, ma in quel momento chiunque l'abbia costruita non ha pensato a renderla segreta, perché non è segreta, è tutto tranne che segreta. E poi devo dire che con l'elitra si possono scoprire tante bellissime cose ragazzi. Adesso vi faccio vedere anche una cosa bellissima, ovvero che ho creato l'entrata dell'end fatta per bene, in modo che riusciamo sempre a riconoscerla. Guardate qui che bella che è, guardate qui che bella che è. Un attimo, adesso mi giro, con l'elitra non è facile volare. Guardate qui che bella, la finiamo in live oggi o domani, adesso vediamo ragazzi. Comunque la dobbiamo ancora finire, l'ho iniziata in live e la voglio finire in live perché comunque è veramente bella. Perché noi in questo momento, ma ragazzi, io ho questi tuoni, non... cioè io ho un attimo paura di questi tuoni. Vabbè, facciamo finta di niente, ok? Adesso vi faccio vedere come è dentro la base. Per ora dobbiamo arredarla tutta, ovviamente adesso fa ancora schifo. Però c'è scritto qua, discesa per land. Voi praticamente aprite questa bellissima botolina, vi buttate giù e quando puff siete giù, guardate dove siete, tuc, nel land. Ok, ci siamo arrivati, è facile la cosa. Quindi, prima cosa, vi faccio vedere un po' le basi segrete che ci sono. Vabbè, al di fuori della base segreta che ha fatto Kendall, questo che poi base segreta non è, è semplicemente una bellissima casa sotto sopra che ha fatto Kendall qui sotto nel land. Guardate che bella, è veramente qualcosa di bellissimo. E potremmo magari requisirla per farla diventare una nostra base segreta, ma Kendall in realtà è alleato con noi, quindi non ho interesse a requisirgli la base, ma... Ragazzi, guardate una cosa, state attenti un attimo, no? Cioè, insomma, pensate un secondo, guardate qui, cioè, c'è qualcosa di strano? Cioè, mi sento tipo Dora l'esploratrice, vedete qualcosa di strano qua? Vedete qualcosa di strano che sembra tipo un'entrata di una base? No, io non vedo assolutamente nulla, non vedo proprio assolutamente nulla. E guarda caso, qua dietro non c'è proprio nulla. Cioè, ho proprio una base segreta, ma pensa te che storia, già pronta per rubarla, requisirla, fate un po' quello che vuole, prenderla in prestito, ecco, sapete che il Buddy prende in prestito le cose. C'è anche il letto lì sopra, vediamo, però non penso che, cioè, chiunque abbia messo il letto qua sopra non è stato proprio intelligente, soprattutto nell'end, perché io stavo per cliccarlo questo letto prima, ve lo giuro, lo stavo per cliccare, e non è una bella cosa, soprattutto se io devo mettere le mie cose qui, no? Tipo ad esempio io voglio mettere il Micello Spread qui e per sbaglio clicco il letto e salta tutto per aria. Ma guarda Teo. Allora, intanto cominciamo a mettere le nostre bellissime risorse qui dietro per la base segreta, perché ci servono assolutissimamente. Mettiamole un po' così a caso, ma sì, facciamo così e così, perfetto, perfetto, bellissimo. E dobbiamo ovviamente requisirla, quindi prima cosa nascondiamo l'entrata della base segreta e la facciamo più decentemente. A parte che mi servono i due pezzi di ossidiana che ci sono là sopra e vorrei sapere chi mannaggia ha voluto fare un parkour in questa base. Perché non è facile rubare una base con dentro un parkour, perché io non sono bravo coi parkour. Vabbè, ho capito, ci volo sopra, va. Oramai è questo il metodo che utilizziamo. Bene, prendiamo i due pezzi di ossidiana che abbiamo messo prima, siamo stati stupidini. Possiamo appoggiare le nostre shulker che poi dopo... Oh no, però aspetta un attimo, fammi prendere tutte queste ender pearl. Mannaggia a me, mannaggia. Vabbè, intanto cominciamo a requisire questa base. Quindi prima cosa, faccia di Bella Faccia dappertutto. Siamo entrati nella sua alleanza, quindi dobbiamo mettere assolutamente la faccia di Bella Faccia. Questa è una base sicura,
per i, come si dice, i compagni d'avventura di Bella Faccia durante questa guerra, dove possiamo mettere tutte le cose. E poi ovviamente gli faremo il pieno delle ceste, perché qua a quanto pare sono vuote, quindi segreta sì, ma non era così tanto segreta. E niente, dobbiamo scrivere che questa base è stata requisita dal popolo di Bella, dei bei faccini, perché insomma, chiunque abbia fatto questa base in questo momento deve sapere che questa base ormai è diventata di Bella Faccia. Allora, scriviamo subito base. Anzi, lo scriviamo tutto in caps, così tipo cattivi. Base requisita dal regno di... no, di Bella Faccia. Bella Faccia. Base requisita dal regno di Bella Faccia. Ok, perfetto. Io direi che così è tanta roba. Qui c'è la testina di Bella Faccia, anche se... sapete cosa farei? Io la metterei tipo in alto, tipo sopra... posso mettere questo cartello, questo becco? Non lo so, fatemi provare. Faccio così. E poi faccio così. E poi faccio così. E poi faccio così. E poi faccio così. Non lo posso mettere, no, eh? No, no, neanche lì. Vabbè, fa niente. Sì, vede, tanto l'ho messo lì. Guarda, te l'ho messo su una chest per sbaglio. Ma va bene comunque, va bene così. Dai, su, cosa vi lamentate? Cioè, non lo so io, dai, allora. Bene, allora, io direi che questa base l'abbiamo requisita, l'abbiamo fatta diventare nostra. Dobbiamo ovviamente nasconderla al meglio e dobbiamo riempirla un po' di cosine che possono servire ai nostri alleati. Quindi torno a casa, prendo le cosine che possono servire ai nostri alleati. Intanto chiudiamola, ok, così non si accorgerà di niente nessuno. Questa è una base segreta, ragazzi. Questa, però adesso l'ho persa anch'io. Non mi ricordo più se era in questa di torre o in quell'altra. Vabbè, fa niente, vado a casa, prendo un po' di robe, tra cui tipo l'ender chest e tutte queste cose qui, per arredarla al meglio. Ritorno, finiamo di arredarla, giusto, e pronto per la guerriglia, la guerra tra youtuber, chiamatela come volete. E poi, vabbè, l'arrediamo e poi direi che ci possiamo salutare qua. Allora, dritti a casa. Non siamo a casa, fantastico. Ok, ed è pure scesa la notte, vabbè. Vogliamo a casa, prendo un po' di robe, tra cui tipo qualche spada, un po' di armature, perché comunque servono, queste cose. Visto che ho paura che ci rubino tutte le nostre ricchezze, no? In questa battaglia infinita. Perché poi col fatto del Big Re, tutti vogliono diventare Big Re e quindi tutti vogliono prendere queste cose. Io non so, ho sinceramente un po' di ansia, ecco, sì, sinceramente ho un po' di ansia. Bene, siamo, vabbè, avete visto che sono arrivato a casa, ho preparato già un po' di cosine che ho preso dalle ceste, direi che possiamo cominciare a mettere magari un po' nella Ender Chest, in modo che almeno non ci dobbiamo portare mille cose in quella dannata base segreta. Mannaggia a me, mannaggia. Allora, però, altra robina che volevo prendere sono un po' di pozioni che ci possono servire. Queste qui, quelle che ho trovato nell'End. Slow Falling ci possono servire per le varie battaglie. E Strength, assolutamente. Facciamo una cosa, visto che ho una Shulker Box, metto alcune robine dentro questa Shulker Box. Tipo, quante Ender per l'Oio oramai? Mannaggia la farm di Marci, ragazzi. Non è... Non. La farm di Marci è non. È un non, ok? Perfetto, bene. Allora, abbiamo preso questa roba qui. Bene. Qua non ci serve nulla. Boh, magari questa pala ci può servire. Qui ci sono altre pozioni. Water breathing nel land. Anche no, grazie. Allora, queste ci servono per riparare l'elitra. E potremmo prendere anche un po' di polvere da sparo e quelle cose lì per mettere all'interno della base. Ovviamente consigliatemi, ragazzi, come migliorare questa base, visto che adesso l'abbiamo requisita ed è tutta nostra. Magari ci faccio una stanza segreta sotto. Vabbè, chiunque sia stato a costruire questa base, sappi che ora è la mia base, cioè nostra base, cioè dell'alleanza di Bella Faccia, ok? Va bene, e nel caso tu l'avessi fatta proprio per l'alleanza di Bella Faccia, beh, grazie di avermela fatta requisire. Altre cose? Ah sì, potrebbe servire una lodestone, ma per trovare la base... Sì, questa lodestone viene con me. Questa lodestone viene con me, perfetto, ok, ragazzi, veramente troppo bello e fantastico. Poi mi servirebbero tipo... vediamo cosa mi potrebbe servire in realtà. Ma niente di che, ragazzi, ma niente di che. Item frame, quelle robe lì, ma... Non mi servono, a posto. Perfetto, finiamo di requisire la nostra base, ragazzi. Quindi, Buddy, vola nell'end. Whee! Ok, siamo arrivati all'end, Buddy, veloce, che prima che Xiao e Franci si accorgano di tutto ciò... Ah, mamma mia, guarda te che devo pure fare questi lavori così velocemente, veramente, io non ho parole. Penso che la base sia comunque in questa, giusto? La base è proprio qui? Ok, perfetto, perfetto, ragazzi, sono proprio un maestro dei nascondigli. Facciamo questa cosa, chiudiamo qui, perfetto. Dobbiamo sistemare la nostra Ender Chest. Io devo fare delle scale qua, assolutamente, perché ho un po' di problemi a salire, quindi... Allora, sistemiamo la nostra... perfetto, la nostra Ender Chest qua di fianco al letto, così nel caso dovesse succedere qualcosa esplode tutto. Bene, e mettiamo la nostra lodestone ovviamente tipo qua.
non è il massimo, non mi piace. Allora, rifacciamo. Spostiamo la lodestone. Ce l'ho io la lodestone. La mettiamo esattamente qua sotto. Così nessuno sa che c'è la lodestone e nessuno può andarsela a distruggere. Così sappiamo solo noi dov'è la base. Fantastico, Buddy. Sei un genio, Buddy. Sei proprio un genio. Adesso abbiamo la bussola che ci punterà sempre qui. Quindi abbiamo noi l'accesso esclusivo alla base requisita. E ovviamente se qualcuno dovesse scoprire questa lodestone, beh, sappiamo che ragazzi siete stati voi a dirglielo perché siete stati molto cattivi. Ma la base di Bella Faccia sopravviverà così. Allora, dobbiamo mettere anche questa shulker perché sì, voglio dare anche una shulker a chiunque utilizzerà questa base. Cioè nel senso, a chiunque dell'alleanza di Bella Faccia utilizzerà questa base con dentro tutto il necessario. Beh ragazzi, io direi che abbiamo un bel po' di cose. Ho anche delle ceste in inventario che ho utilizzato per costruire diverse robe nella vanilla. Beh, piazziamo anche qua queste ceste, che così almeno ci sono sempre più materiali. E mettiamo questo tappeto qua. Ma sì, dai, dai, tanto il tappeto, cioè nel senso il tappeto, ma chi lo usa il tappeto nella vanilla? Ah, mannaggia me. Allora questo, un altro totem dell'Undying. Efficienza, perfetto. E il compass, questo qui, lo dobbiamo portare nella nuova casa di Bella Faccia per dirgli che gli ho creato una base nell'end. Cioè, ho requisito per lui una base nell'end. Quindi andiamo a portare come ultima cosa questa bussola a casa di Bella Faccia, perché deve saperlo anche lui che ha una base sicura nell'end. E la bussola punterà esattamente quella base. Quindi, mio pro de destriero Buddy, a casa di Bella Faccia. Siamo nel regno di Bella Faccia, ragazzi. Siamo arrivati nel regno di Bella Faccia e per fortuna la mia elitra non si è ancora distrutta. Fantastico, fantastico. Devo solo trovare la casa di Bella Faccia. Permesso, questa non è una casa di Bella Faccia, ok? Questa è la casa di Bella Faccia? Sì, sì, mi sa che è proprio questa la casa di Bella Faccia. Perfetto, ragazzi, perfetto. Bella Faccia, è un piacere collaborare con te. È un piacere che tu abbia tanti di quei materiali che la metà bastano. Grazie, Bella Faccia. Facciamo una cosa, gli mettiamo questa chest qua dentro con la lodestone e un po' di torce. Giusto perché dobbiamo fare un po' un contorno bellino. Facciamo una roba così, così, così. E gli scriviamo un cartello con scritto: questa bussola punta a ciò che vuoi. Allora, questa bussola... questa bussola, bussola, nell'end ti porterà in una base segreta, requisita, no, non ci sta, requisita, mannaggia, requisita solo per te. Firmato B, che sarebbe Buddy, ovviamente. Ok, perfetto, speriamo che Bella la faccia lo veda. Ragazzi, io sono riuscito a compiere la mia prima missione per il regno di Bella Faccia. Lunga vita al regno di Bella Faccia, ragazzi. Perché io comunque mi sono schierato oramai con Bella Faccia, cioè nel senso, io mi fido di Bella Faccia, che è stato veramente, veramente bravo. Cioè nel senso, guardate che bello anche, ho costruito l'ospedale con lui, ho fatto tantissime cose. E il buon Bella Faccia mi ha regalato tantissimi, tantissimi materiali per ovviamente arredare la mia casa e non solo, anche per rifarmi l'armatura e tutto il resto, insieme anche al buon Marci e al buon Kendall. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto, il Buddy vi aspetta in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina, guardate gli altri video che appaiono qui in questo momento e niente, ci vediamo in un prossimo video. Ah, c'è anche un gatto, ciao gattino, vuoi salutare tutti? Kendall è il migliore, ciao Kendall è il migliore, ci vediamo in un prossimo video ragazzi, ciao ciao!